15 maggio, giornata internazionale della famiglia. Con la risoluzione 4482 del 9 dicembre 1989, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'Anno Internazionale della Famiglia. Nel 1993 è stato istituito il relativo International Day of Families, che si celebra ogni 15 maggio per diffondere una maggior consapevolezza a livello globale in merito ai processi culturali, economici e demografici che riguardano il nucleo fondamentale della società. L'articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancisce che uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e fondare una famiglia senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Ma a tutt'oggi molti sono i paesi nei quali sono forti le discriminazioni di sesso, razza e religione, per cui questi principi rimangono lettera morta. Nonostante le leggi fondamentali che in molti ordinamenti proclamano di mettere al centro della società la famiglia, sono molti gli stati in cui le famiglie di fatto si trovano abbandonate, con condizioni economiche, sanitarie e lavorative carenti. Le famiglie senza casa sono in aumento, anche in alcuni paesi europei, costituiscono il 20% della popolazione totale dei senza tetto. Circa il 65% è composto da coppie che convivono con figli e componenti della famiglia allargata, come i nonni. Il congedo dal lavoro per maternità è previsto nel 96% dei paesi delle Nazioni Unite. Il 25 settembre 2015 i 193 Stati membri dell'ONU hanno adottato all'unanimità gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 17 punti che mirano a eliminare povertà, morti prevenibili, abusi e inaugurare un'era di sviluppo. Le famiglie e le politiche sulla famiglia sono vitali per raggiungere molti di questi obiettivi.